La manutenzione delle attrezzature consente di rimanere operativi e ridurre al minimo i costi di fermo. Manutenzione è uno strumento in John Deere Operations Center Web che consente di creare programmi di manutenzione preventiva per le macchine, impostare avvisi per le prossime attività e monitorare le riparazioni indipendentemente dal fatto che si abbia un numero limitato di macchine o un intero parco veicoli. In questo video parleremo di panoramica dello strumento manutenzione, come creare programmi di manutenzione, come ricevere le notifiche di manutenzione e come aggiungere e tracciare le riparazioni. Con lo strumento manutenzione è possibile creare programmi di manutenzione di fabbrica e personalizzati per assicurare che la macchina riceva gli interventi di manutenzione e riparazione di cui ha bisogno. L'utilizzo di programmi di manutenzione aiuta a eliminare le congetture nella manutenzione delle attrezzature. I programmi di manutenzione di fabbrica sono creati da John Deere e sono precompilati in Operation Center e in JD-Link. È sufficiente fornire alcuni dettagli sulla macchina e si avrà un programma di manutenzione di fabbrica consigliato completo di elenchi di attività con gli intervalli di manutenzione orari e le raccomandazioni sui fluidi. È anche possibile assumere il controllo della manutenzione della macchina creando programmi di manutenzione personalizzati. Questi programmi offrono la possibilità di creare i propri intervalli di manutenzione orari e gli elenchi di attività per qualsiasi macchina, incluse le macchine non connesse e di marchi diversi da John Deere. È anche possibile salvare i programmi personalizzati come modelli da applicare facilmente ad altre macchine. Ci sono due modi per accedere allo strumento manutenzione in Operation Center Web: tramite il menu Pianifica o la pagina dei dettagli della macchina sulla mappa. La pagina dei dettagli della macchina consente di accedere a una macchina specifica nello strumento manutenzione. Per fare ciò, scorrere l'elenco delle attrezzature e selezionare una macchina. Si apre la pagina dei dettagli della macchina. Sotto l'intestazione Strumenti, selezionare il pulsante Sistema di gestione della manutenzione. Per questo esempio utilizzeremo il menu Pianifica. La pagina di destinazione fornisce una panoramica dei programmi e delle attività di manutenzione della propria organizzazione. Qui sono visualizzati dei riquadri che evidenziano i programmi di manutenzione scaduti, quelli che sono in scadenza a breve, un riepilogo generale dei programmi nella propria organizzazione e un elenco di macchine senza programmi di manutenzione. Selezionare il pulsante visualizza tutte le macchine per aprire l'elenco delle macchine per la manutenzione. Questa pagina contiene una tabella che offre una panoramica di tutte le macchine della propria organizzazione. Qui è possibile utilizzare il riquadro dei filtri per eseguire ricerche in base al nome o al PIN della macchina. I filtri consentono di identificare rapidamente le macchine in base allo stato del programma, allo stato di connettività o al tipo di attrezzatura. La tabella contiene intestazioni utili per l'organizzazione delle informazioni. Vengono visualizzate le intestazioni nome, manutenzione imminente, che indica se il programma è in scadenza breve o scaduto, e tipo di programma, a indicare se la macchina è stata registrata in un programma di fabbrica o personalizzato. È anche possibile visualizzare le ore motore e l'ultimo aggiornamento per le macchine connesse. Sembra che questa macchina necessiti di un programma di manutenzione. Selezioneremo il collegamento accanto a fabbrica o personalizzato per crearne uno. Iniziamo con un programma di manutenzione di fabbrica. Tenere presente che i programmi di manutenzione di fabbrica non sono disponibili per le macchine non John Deere. Selezionare l'opzione del programma di fabbrica che meglio si adatta alla macchina e alle relative opzioni. Specificare un nome per il programma e fornire alcuni dettagli, compreso l'utilizzo annuale stimato. Ciascun programma di fabbrica è precompilato in base al numero di ore di utilizzo della macchina nel corso dell'anno. Nella pagina successiva vengono visualizzati la descrizione del programma, i fluidi consigliati e gli intervalli di manutenzione. Espandere le intestazioni ore motore per rivedere le attività di manutenzione. Queste sono le attività consigliate da completare per ogni intervallo di manutenzione,
ogni 100 ore motore, 150 ore motore e così via. Gli intervalli e le attività di manutenzione sono personalizzabili. È sufficiente utilizzare il pulsante Aggiungi per aggiungere un'attività personalizzata a un intervallo, oppure le icone Modifica ed Elimina per modificare gli intervalli e le attività secondo necessità. Per eliminare il programma e ricominciare da capo, selezionare l'icona Elimina nell'angolo inferiore sinistro del browser. Quando si è soddisfatti del programma creato, selezionare Registrazione programma nell'angolo in basso a destra della pagina. Diamo una rapida occhiata ai programmi di manutenzione personalizzati. Un suggerimento speciale per coloro che utilizzano una macchina in leasing è che i programmi di manutenzione personalizzati possono essere utilizzati come modo per monitorare l'utilizzo della macchina, in modo da non superare le ore di lavoro a contratto. Iniziare fornendo le informazioni richieste, tra cui il nome del programma, l'utilizzo annuale stimato della macchina e la durata del programma. Con i programmi personalizzati è necessario aggiungere i propri intervalli di manutenzione e le proprie attività. In questo esempio aggiungiamo un'attività di controllo della pressione degli pneumatici ogni 100 ore di utilizzo del motore. In caso di leasing è possibile aggiungere un'attività per inviare informazioni su quando si è vicini ad utilizzare le ore designate per il leasing. Una volta terminata l'aggiunta di intervalli e attività, è possibile salvare il programma come modello in modo da poterlo applicare facilmente ad altre macchine. Per il momento chiuderemo questa configurazione selezionando Registrazione programma. Dopo aver creato il programma, nel centro notifiche si iniziano a ricevere notifiche di manutenzione. È anche possibile ricevere notifiche via email impostando una ricerca salvata. A tale scopo, andare nel riquadro dei filtri. In categorie selezionare manutenzione della macchina e in gravità selezionare informazioni. Quindi selezionare salva ricerca. Nella pagina successiva è possibile creare un nome per il rapporto e attivare il pulsante email. Accertarsi di selezionare l'organizzazione corretta nel menu a discesa e quindi fare clic su salva. Lo strumento manutenzione consente di aggiungere anche attività di manutenzione non programmate. Per aggiungere una riparazione, trovare la macchina nell'elenco delle attrezzature, aprire la pagina dei dettagli e selezionare Sistema di gestione della manutenzione. Nell'angolo in basso a sinistra è disponibile il pulsante Aggiungi riparazione. Questa pagina consente di mettere i dettagli dell'attività e le note e permette di tenere traccia dei costi di riparazione. È possibile visualizzare e tenere traccia della cronologia dei servizi programmati e non programmati per le macchine navigando alla scheda Cronologia assistenza. Esistono molti articoli informativi che possono aiutare nell'uso dello strumento manutenzione. Accedere al menu Assistenza e selezionare Documentazione guida. Per ricevere assistenza o porre domande, rivolgersi al locale concessionario John Deere o contattare il servizio Customer Support di John Deere tramite il pulsante Contatta il servizio di assistenza. In questo video abbiamo visto come iniziare a pianificare la manutenzione delle macchine tramite Operation Center Web. Grazie per l'attenzione!